Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo, il figlio di Alfeo, Simone detto lo Zelota, Giuda, il figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Vorrei farti una domanda. Vorresti tu fare un grande regalo a Gesù questa sera, ispirandoti al Vangelo che abbiamo ascoltato e adesso un po' ti spiego? Un grande regalo. Fare questa preghiera che adesso ti do e ripeterla, una preghiera molto breve, ma che può portare grandi frutti per il cambiamento della società e anche per la tua famiglia. Ripeti a Gesù: Signore Gesù, portaci sul monte della preghiera. Diciamo tre volte: Signore Gesù, portaci sul monte della preghiera. Ancora: Signore Gesù, portaci sul monte della preghiera. Signore Gesù, portaci sul monte. Non so se hai notato, l'inizio del Vangelo di stasera racconta una delle più importanti preghiere di Gesù, con un rigo, con una breve espressione. Dice così: in quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte in preghiera a Dio. Questo fatto ha dato origine in pratica alla Chiesa, perché Gesù, dopo quella preghiera, ha capito che doveva scegliere gli apostoli e costituire la comunità da cui poi si è sviluppata la Chiesa. Pensate, un gruppo piccolo, anche simbolico, 12, meno di quanti siamo noi qui stasera, meno della metà. Eppure, con questo piccolo gruppo, assistito dalla sua grazia, si è sviluppata la Chiesa nel mondo, e anche in tempi di grandi avversità. Diciamo, da un lato c'erano gli ebrei, di qua c'erano i greci, i romani, era un piccolissimo seme in un mare immenso. Eppure questo piccolo gruppo ha dato origine allo sviluppo in 2000 anni di tante, tante, tante comunità cristiane. Perché questa piccola preghiera è un grande regalo a Gesù? Perché Gesù cerca qualcuno, attraverso
attraverso il quale possa ripetere questa esperienza di cui abbiamo sentito dire, cioè Gesù che va sul monte della preghiera. Perché Gesù non prega lì dove stava? Erano in piccole case alloggiate così da gente che li ospitava. Lui quasi scappa dal gruppo in certi momenti e va lontano. Il monte della preghiera è un luogo fisico, ma anche un simbolo, perché questa chiamata di Dio alla preghiera, all'intimità con Lui, è qualcosa che avviene nel silenzio e nella solitudine, non solo quando noi siamo in comunità dove c'è la preghiera ecclesiale, ma questa preghiera da soli si fa in luoghi e in tempi in cui noi sentiamo che siamo soli davanti a Dio. Si può fare anche in riva al mare, quando uno è solo, vede questo grande mare e pensa al Signore, eleva lui la mente, invoca, ringrazia, loda. Vorrei che notassi la potenza di questa preghiera di Gesù. Già abbiamo indicato un effetto. Un primo effetto è che intanto Gesù prega tutta la notte. Questa preghiera è una preghiera lunga e non è un'Ave Maria così, né una piccola invocazione. È un cuore a cuore con Dio Padre prolungato. Chissà che cosa si sono detti, chissà che luce Dio Padre ha messo nel cuore di Gesù per farlo decidere di chiamare subito gli apostoli, di scegliere di fare subito questo gruppo che sarebbe stato sempre con lui. Ecco, questa preghiera è potente perché da lì, come ho accennato, viene il germe della Chiesa, e noi oggi abbiamo tanto bisogno che ritorni nella Chiesa questa preghiera potente di Gesù, capace di chiamare nuovi uomini, nuove donne a vivere per Gesù e contrastare questa corrente terribile che allontana le persone quasi senza che loro si accorgono dal contatto con Gesù, dalla fede in Lui. Se voi guardate i nostri familiari, amici, eccetera, ecco, vedete che tanti hanno perso la fede quasi senza accorgersi. Ora, per contrastare questo fenomeno che è terribile, ci vuole qualcuno che con Gesù sale sul monte della preghiera e ottiene nuove vocazioni. E poi la preghiera ha anche altri due effetti. La preghiera è potente, lo vediamo quando Gesù scende dal monte e va tra la gente insieme a questi 12 che ha appena chiamato. Cosa succede? Succede tante guarigioni e tante liberazioni dallo spirito del male. San Luca, che è uno che sa anche scrivere bene, dice: tutti cercavano di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Diciamo una volta: tutti cercavano di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ecco, questo, e concludo che non voglio stancarvi, questo è anche ciò che avviene nella preghiera. Nella preghiera, quella profonda, non quella delle formule esteriori soltanto, quella profonda, noi con il cuore tocchiamo Gesù e Lui tocca noi. Quando entriamo in contatto con Gesù, si sprigiona da Lui una forza che guarisce il nostro cuore, pacifica la nostra mente e in alcuni casi guarisce anche il corpo. Ecco, quindi ripetiamo la preghiera che abbiamo fatto all'inizio, non solo per le vocazioni, ma perché possiamo sperimentare noi questa potenza guaritrice di Gesù.
Diciamo insieme: Signore Gesù, Signore Gesù, portaci sul monte della preghiera. Fa che ti possiamo toccare. Raggiungerti e accogliere la tua potenza, che guarisce dai mali e libera dal maligno. Così sia.